Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Before We Leave, un gioco che al momento trovate essenzialmente su Epic Store, poi non so se in futuro arriverà anche su Steam. E il gioco sembra essere davvero molto 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 interessante. Se non mi ricordo male dovrebbe costare sui 17,99€ ed è un gioco che è completamente in italiano. È un gioco ad esagoni, un po' sullo stile di Civilization, ma è un gioco per lo più pacifico, cioè non ha guerra, non ha cose varie. La cosa carina è che è ambientato in un mondo, la Terra ad esempio, però non è detto che sia la Terra, dove gli esseri umani si sono rifugiati per decenni nei bunker sotterranei in seguito a un cataclisma. Questo cataclisma potrebbe essere una minaccia in futuro e potrebbe farci perdere la partita o comunque farci costringerci a ritornare nei bunker sotterranei. Ora vi spiego un pochino quello che ho imparato da questo gioco. In questo gioco possiamo andare a creare le nostre case. Vedete che qua abbiamo la possibilità di costruire case, vedete che possiamo piazzare le capanne, possiamo andare a creare una fonte di cibo, che sono i campi di patate che vedete qua in fondo, possiamo creare il pozzo che ho piazzato qua in alto, possiamo andare a fare il capanno dello spaccalegna, che è qui, che vedete sta abbattendo gli alberi e ripiantandoli. Poi possiamo mettere la cava si piazza su queste montagne e la zona da cui noi estraiamo sono quelle che un tempo erano le rovine della nostra, i palazzi che ora sono le rovine della civiltà precedente. Vedete qua abbiamo la montagna, viene considerata montagna ma credo sia una traduzione sbagliata, rovina forse. Comunque qui, figata, potete fare, vabbè, qui vedete c'è l'ascensore. Lo creiamo vicino a una strada, infatti qua vedete abbiamo il pannello delle strade dove possiamo andare a creare delle strade, perché tanti edifici hanno necessità di trovarsi magari vicino a una strada. Vedete che adesso qua la sto un po', se, mi ricordo anche un po' Catan, i coloni di Catan, non so come si chiama. Comunque qua abbiamo messo l'ascensore, qua abbiamo messo la piattaforma di scavo. Ora stiamo seguendo il tutorial iniziale. Vi dico solo una cosa: questo mondo è fatto, vabbè, ovviamente circolare, cioè sferico, un po' come visto in altri giochi, come ad esempio Universim, e in modo altrettanto simile a Universim arriveremo al punto di lasciare il pianeta, quindi fare un razzo e portare i nostri coloni su altri pianeti. Da quello che ho letto ci saranno dei nemici quali le balene spaziali che saranno in grado di divorare interi pianeti, quindi sarà una minaccia. Diciamo che è un gioco per lo più pacifico, ci sono alcuni elementi però non alcuni elementi diciamo di guerra tra virgolette, cioè le catastrofi che possiamo implicare. Infatti vedete, se io clicco sull'erba mi dice che non è inquinata, e bisogna fare attenzione perché alcune cose producono inquinamento. Qua dice che manca spazio di stoccaggio, quindi non lo so, andremo avanti con il tutorial. Ho fatto la biblioteca, che adesso andiamo subito a vedere, e gli esploratori vanno a generare dei punti di ricerca che la biblioteca poi va a spendere. Abbiamo anche la possibilità di vedere i vari abitanti, le capanne. Vedete, adesso io posso cliccare anche sull'abitante, ti sta guardando in questo momento, devi stare recuperando, sta facendo ricerca, infatti vedete lo stato del suo umore. Ora, è molto puccioso come gioco, devo ammettere. Allora andiamo qua e ci dice di ricercare la riparazione. Ora vi faccio vedere, ho cercato, vabbè, magazzino, ripara, dobbiamo cercarlo. Il magazzino non l'abbiamo ancora cercato, ma lo faremo dopo perché, come detto, la cava ce lo chiede. Ho sviluppato l'ascensore e le stazioni mineraria. Ora ci manca le stazioni dei metalli, insomma, poi si va avanti, vedete che poi si diventano parecchie le ricerche, anche abbastanza articolate. Ora facciamo come ci chiede ricerca, tanto ci costa 20 punti e dovremmo averne accumulati un po', un tot. Qua in alto invece vediamo il numero di cittadini. Da quello che ho scoperto, ad esempio, ci saranno anche i bambini verranno generati dalle scuole. La legna, gli attrezzi e la pietra che adesso abbiamo iniziato a scavare. Questo luogo qui, il trasmogrificatore, ci permette, spendendo del legname, di produrre
dei nuovi attrezzi che vanno via via consumati facendo le nostre attività. Vedete, le cose da fare sono semplici. Al momento, vedete, qua abbiamo il totale con la domanda e la produzione di tutto, quindi sta andando bene. L'acqua ne produciamo il doppio di quella che consumiamo, la pietra andiamo abbastanza bene, la linea siamo un po' fermi e insomma siamo un po' fermi su tutto il resto. E abbiamo gli abitanti con quello che stanno facendo. Al momento non ho visto modo di andare a selezionare la loro professione, si gestiscono da soli. E qua in fondo invece abbiamo gli edifici in cui possiamo dare più o meno priorità. Intanto abbiamo fatto la ricerca. La riparazione della nave impiegherà molti abitanti e risorse. Espandi il tuo villaggio per riuscire a completare tutto il lavoro necessario. Quindi dobbiamo espandere il villaggio per accogliere 25 abitanti. Quindi adesso faremo una cosa di questo tipo. Faremo delle case. Delle case che... Una cosa fondamentale per l'inizio del gioco è il fatto che voi non potete, ovviamente non potendo salire qui, qualora vi dovesse servire della roccia, dovete utilizzare i bulldozer, insomma distruggere una parte di mappa che comprende degli alberi. Lì la foresta non crescerà più, però guadagnerete istantaneamente delle rocce. Tra l'altro la foresta continuerà a ricrescere fin tanto che sulla casella rimane almeno un albero. Questa dovrebbe essere la nave da recuperare, perché poi andremo a esplorare e ogni isola sarà una colonia a parte. Infatti ogni isola potrà avere soltanto una biblioteca oggetto di ricerca. Tra l'altro poi vabbè, andremo su altri pianeti, esploreremo altri pianeti di questo sistema solare, quindi potremo insediarci su altri posti. Poi da lì non so dirvi quali saranno le cose da evitare di fare per incappare in queste cosiddette balene spaziali che ho letto esistere ed essere una minaccia. Posso aumentare la priorità dello spaccalegna, in modo che magari potremmo anche piazzare un secondo spaccalegna, magari lo mettiamo qui, facciamo una stradina veloce, vedete che qua ci indica dove, te la metto qui. Strade non sono bellissime, ma dopo un po' ci si abitua al tipo di... Mettiamo qua, spaccalegna, ok. Ci si abitua al sistema, infatti tante volte ci crea queste rotonde che non servono niente. Qua è il... vedete che la popolazione sta aumentando, sta uscendo dal bunker sempre più, via via. Il rifugio in pratica, man mano che abbiamo abbastanza abitanti, gli abitanti escono dal villaggio, siamo a 18 in questo momento, dobbiamo andare a 25, quindi facciamo un'altra casetta. Intanto vedete che qua sta completando, quindi raddoppieremo la produzione, ci servirà anche produzione di cibo probabilmente, quindi andremo a fare un nuovo campo di patate, lo piazziamo qui lungo la strada, qua, così vedete che intanto è tutto rifornito da strade, e poi facciamo una nuova casa, magari la casa la mettiamo qua, vicino alla biblioteca. Vedete, possiamo scegliere la zona d'accesso della strada e lo piazziamo. È un gioco davvero molto molto carino, mi ricorda molto Endless Legend come struttura. Endless Legend è un altro di quei giochi che vi consiglio, estremamente complicati in italiano, anche perché poi c'è stato anche Endless Space e Endless Space 2, che purtroppo non è in italiano, gioco che mi sarebbe interessato molto, che ho, ma al momento preferisco attendere Stellaris. Ok, no, stava partendo la musica, volevo capire cos'era questo tamburellare. Ok, ci serve una casa ancora, probabilmente. Quindi la mettiamo qui. Voglio dare un'occhiata se la produzione di cibo è sufficiente. Produzione 6, domanda 9. Magari poi aggiungeremo un campo nuovo qua. Facciamo subito. Ok, infatti la produzione di legna è aumentata, gli utensili stanno... vabbè, vediamo, dai, adesso dovremmo salire a 25 perché ogni casa sono 5 abitanti, credo. 4, mannaggia, 4! Quindi una casa ancora ci serve, mannaggia me. Mettiamo qua. Diamo un'occhiatina se il cibo, domanda 10, produzione 10, l'acqua, domanda 10, quindi dobbiamo... piazzare un altro pozzo. Il pozzo lo piazziamo qui. Ok, 30 abitanti adesso.
un pozzo lì, dobbiamo piazzare un altro campo in modo che stiamo un pelino più tranquilli. Ok, i tuoi abitanti stanno accumulando tanti oggetti e cerca e costruisci un magazzino per depositare le risorse in eccesso. Ricordati che ogni magazzino occupa due caselle. Perfetto, allora, è un gioco che mi ispira molto perché sembra essere comunque parecchio profondo, devo ammettere. Allora, scusate, stavo per fare uno sbaglio perché devo produrre altro cibo, ok. Ora, ricerca il magazzino, costruisci un magazzino. Quindi andiamo alla biblioteca, ricerchiamo il magazzino e produciamo un magazzino. Tac. Poi abbiamo giardinaggio, si sta sbloccando veramente di tutto qui. Direi che questo potrebbe anche essere il gioco adatto a chi non ha voglia di farsi prendere dall'ansia in giochi come The Abilions o Frostpunk, ma hanno al tempo stesso voglia anche di un bello strategico gestionale. Ora, ricerchiamo, tanto ci metterà poco perché ci chiede solo 5 punti, quindi al momento... Ok, vediamo un attimo come siamo messi con il discorso del cibo. Produzione 23, il cibo è veramente over. Anche l'acqua a questo punto. Ok, stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Costruisci un magazzino. Il magazzino vedete qui. Lo prendiamo, ci occupa due caselle. Sì. Possiamo metterlo qui. Devono essere rivolti verso una strada. Qui lo mettiamo qua. Diceva che mancava un magazzino. Io o lo piazziamo qui. Lo mettiamo qua, dai. Ok, piazziamo il magazzino e poi vediamo dove ci porta questo tutorial. Ecco, ancora tutto da esplorare. Quindi non ci saranno, ve lo dico già, altre civiltà che ci opporranno resistenza. Ma è un gioco basato sulla rinascita che ha anche una sua logica, secondo me, perché cataclisma, tutti giù, per secoli si torna su, il mondo è nuovamente abitabile, ci sono tutte le rovine delle vecchie popolazioni che sono morte prima e alcuni si sono salvati nel bunker e quindi bisogna andare a riscoprire ricercare tutte le vecchie tecnologie e modi di vivere che si sono persi vivendo sotto nel vault, non volevo dire vault ma continuavo a dire bunker per un motivo ben preciso. Allora, adesso abbiamo quasi finito il magazzino e vediamo dove ci porterà il gioco. Adesso vediamo se si sbloccherà qualche altra interessante ricerca. Il giardinaggio, lavorazione metalli, possiamo fare il ponte, possiamo fare la scuola, vediamo. Ricorda di selezionare le risorse da mettere nel magazzino, altrimenti non sarà depositato niente. Ecco una cosa molto importante da sapere: i magazzini in seguito ai porti suddividono equamente lo spazio. Ok, dunque più tipi di risorse in magazzini, ma non sarà... ok, perfetto, fa una divisione un po' sulla sorta di X4, quindi dobbiamo decidere che cosa immagazzinare qua. Allora, in pratica questo ci diceva che non avevamo spazio di stoccaggio, contiene 8, infatti abbiamo 8 al massimo, quindi io direi che immagazziniamo pietra, patate, no, bevande, costruzione, immagazziniamo pietre. Il legname anche ci dà spazio limitato? Sì, spazio di stoccaggio, quindi mettiamo legna e cibo. L'acqua no. Ti manca poco per riparare la nave, ti servirà una fonte di attrezzi migliore del trasmogrificatore. È ora di trovare del ferro negli alti piani. Quindi dovremmo ricercare la lavorazione dei materiali, dei metalli, che è qui, la ricerca, e poi costruire una miniera di ferro vicino a un gigante arrugginito. Il gigante arrugginito dovrebbe essere qui, eccolo qui. Chissà che cos'era, chissà per cosa veniva utilizzato dagli uomini del passato. Comunque, vabbè, a breve lo scopriremo. Qua in alto potete vedere, vabbè, che vi dicevo già, il livello, informazioni, cioè gli inattivi. 30 abitanti, 13, 14 inattivi. Possiamo vedere le risorse che sono patate e acqua. Qua non è ancora attivo perché non so, non ne ho idea. Qua abbiamo le produzioni di energia zero, abbiamo i tronchi, perché poi si può andare anche molto avanzati, perché si arriva, come ho detto già, a costruire anche i razzi e andare su altri pianeti. Qua è la ricerca che possediamo, la ricerca di tipo verde, mi fa pensare un po' alla Factorio, che esistano altri colori di produzione. E qua altre colture che però non abbiamo ancora scoperto, quindi a breve adesso io posso accelerare il tempo e far finire velocemente questa cosa. Perfetto, abbiamo ricercato i metalli, quindi facciamo una miniera di ferro che piazziamo qui.
qui ce la fa fare perché siamo a contatto con una strada. La verità ci ho messo un po' a capire che dovevo piazzare una strada qua sulla montagna. Comunque qua piazziamo la miniera che vedete che la linea viola intorno va a prendere anche all'interno l'ecomostro qua. Ok, adesso acceleriamo. Ovviamente se in una zona non possiamo costruire perché non ci sono risorse, non siamo a confine con la strada, il gioco non ci fa costruire, quindi è comodo anche questa cosa. Ora vedete che gli abitanti vanno, prendono quello che devono prendere, caricano le carriole, usano questo ascensore per arrivare in cima a questi altopiani e costruire. Ora io do priorità massima a questo edificio, così almeno lo portiamo avanti. Cerchiamo di accelerare un pochino in modo da non fare questo video lungo 6 ore. Abbiamo quasi costruito miniera di ferro. Ok, l'abbiamo costruita e scaveranno da queste parti. Ok, vediamo accelerando un po'. Mi dà il punto esclamativo. Perché mi dà il punto esclamativo? Nessuna risorsa disponibile. Gigante arrugginito. Ah, la dovevo costruire forse sopra lì, ma non credo. Nessuna risorsa disponibile. Perché? Scusate, adesso voglio provare a dare un'occhiata, ma in realtà questa casella è già occupata. Non mi fa arrivare da quella zona lì, allora. Non so perché. No, adesso va. No, eppure. Boh, vabbè. Demoliamo la miniera. Adesso vedete che non è istantanea la costruzione perché ci permette di. Allora, intanto facciamo qui una strada che passa e va di qua. E vediamo dove piazzare sta stramaledetta miniera di ferro. Dagli antichi macchinari. Vedete che non ce lo fa fare qua, vicino. Questa casella è già occupata, non me lo fa mettere. Ok, la mettiamo qua. Vediamo se ce la fa fare vicino a questo eco raccolta in corso. Niente, acceleriamo. Strano perché è l'unica, anzi, dire la verità, probabilmente il gigante arrugginito voleva farcelo fare là. Vabbè, ci considerava quello. Vabbè, poco male. Intanto ne facciamo due, tanto meglio abbondare. Facciamo una strada che raggiunge qui. E poi piazziamo nel dubbio anche un'altra miniera di ferro qui, così almeno magari gli piace di più. Anche se in realtà, vabbè, acceleriamo e vediamo cosa riusciamo a combinare. Adesso stiamo facendo anche una buona civiltà qua sopra, quindi non arriveremo in tempi brevi al razzo. Però vedete, qua c'è qualcosa. Trovano una tecnologia antica e sono quelle cose che vanno a esplorare gli esploratori. E grazie a quelle, grazie ai loro giri e alle loro esplorazioni di quest'isola, riescono a procurare i punti ricerca. Ovviamente questa è un'isola, su un pianeta che non conosciamo. Una volta che avremo fatto la nave potremo andare all'esplorazione di qualcos'altro. Adesso, miniera di ferro, estrarre, ok. Non ci sono abitanti, slot abitante vuoto. Vicino a un gigante arrugginito. Ok, l'abbiamo piazzato qui. Ok, gli do la priorità. Ci servono utensili. Sì, infatti dobbiamo produrre utensili. Perché se no non riusciamo a scavare. Quindi andiamo, produciamo utensili e poi magari riusciremo anche a metterci all'opera scavando in miniera. Adesso stiamo spendendo tanti di quelle assi di legno che abbiamo recuperato. Ok, abbiamo creato degli utensili, possiamo, spero, metterci al lavoro. Infatti c'è gente qua che non sa dove lavorare, nessuna risorsa disponibile, non riesco a capire il motivo. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Per modellare il ferro e fabbricare attrezzi ti serviranno una fonderia di ferro e una fabbrica di attrezzi. Sono edifici speciali che richiedono energia. Per fortuna i tuoi abitanti hanno trovato un vecchio generatore nei pressi della città. Quindi stile medievale ma con tecnologia vecchia. Ripara il generatore distrutto e poi costruisci la fonderia di ferro e la fabbrica degli attrezzi. Dovrai continuare a fabbricare attrezzi finché il trasmogrificatore
con il trasmogrificatore finché non avrai costruito. Ok, perfetto. Diminuiamo. Ripara il generatore distrutto, che è questo qui. Lo riparo perché ho ricercato la tecnologia di riparazione. Una volta riparato avremo anche una sorta di energia elettrica, quindi inizieremo a costruire la fonderia di ferro e la fabbrica di attrezzi. Quindi ci si è sbloccato questo, che è il simbolo della fabbrica, quindi piazziamo, non so dove onestamente, lo mettiamo qui. Questa è la fonderia e poi piazzeremo la fabbrica di attrezzi qui, collegati sempre alla strada. Adesso vediamo, acceleriamo un pochino il tempo, tanto abbiamo tempo. E abbiamo riparato il generatore. Brucia legna per generare energia, quindi consumeremo energia, consumeremo legna, scusate, di cui abbiamo un'ottima un'ottima produzione. Tra l'altro possiamo andare a vedere domanda 2, produzione 8, quindi direi che siamo messi molto molto bene. Poi potremo semmai fare una strada qua dietro, piazzare un magazzino solo per la legna, quindi avere un magazzino intero solo per la legna. Ora costruiamo quello che dobbiamo, ci mancano comunque sempre attrezzi, quindi dobbiamo continuare a produrli al momento fino a quando ce ne accorgiamo, e me ne sono accorto proprio adesso perché ci sono i punti esclamativi, quindi anche prima bastava fare una sola miniera, quindi in pratica questa qua la potrei anche distruggere. Possiamo anche andare a migliorarla, in questo caso non ha senso, ne distruggo una, tanto non già produce una, ma vabbè, vediamo intanto accelerando il tempo se riusciamo a produrre abbastanza. Abbiamo due miniere di ferro, due miniere di legna, non miniere ma segherie. Ora, una volta fatti gli utensili, ci possiamo mettere. Ok, abbiamo fatto. Ok, infatti adesso vedete che costruiscono in men che non si dica i due edifici. I tuoi abitanti stanno diventando infelici, lavorano sodo e devono anche avere a che fare con l'inquinamento prodotto da alcuni tuoi edifici, vero? Gli abitanti infelici si spostano e lavorano più lentamente, quindi è importante tenerli su di morale. Controlla il loro stato di felicità selezionando un singolo abitante facendo clic sul... Ok, sì, questo l'avevamo già visto prima, posso mettere in pausa addirittura. Vabbè, un modo per aiutare i tuoi abitanti a rimanere felici è offrire loro cibo e bevande migliori. Puntiamo delle verdure, piantiamo delle verdure e coltiviamo il tè. Il futuro potrei coltivare frutteti, ma il clima di quest'isola non è adatto a questo tipo di coltivazione. Sembra veramente figo, perché sembra veramente profondo come stile di gioco. Ora mettiamo in pausa col tasto spazio, possiamo andare a vedere il livello di felicità, che in questo caso è in calo, sta scendendo. Allora ci dice di ricercare, quindi biblioteca, ricerca, giardinaggio, tac, e poi costruiamo due orti e due campi di tè. Acceleriamo il tempo. Ovviamente un gioco da godersi con calma questo. Non costa neanche tantissimo della verità, perché comunque 17,99, calcolando che comunque viene in sviluppo. Prima produzione di ferro. Ok. Ah, sta producendo adesso. Abbiamo estratto il ferro, lo stiamo iniziando a fondere e produrre. Perfetto. E produrremo anche gli utensili, gli attrezzi. Sì, infatti adesso questo non ci serve più. Il trasmogrificatore è... che è una roba ultra futuristica a quanto pare. Va bene, allora stoppa, piantiamo due orti. Orti di che tipo? Vedete, oltre alle patate abbiamo, vabbè, qua non abbiamo la fertilità per il frutteto, però possiamo fare le carote, diversi tipi di campo di tè e campo, vabbè, due orti, e non abbiamo neanche più spazio dove piantare, quindi facciamo la strada. Mannaggia, non abbiamo più spazio, dobbiamo andare di là. Allora, strada qui, strada nella valle degli orti. No, non possiamo. Vabbè, possiamo piazzare qui, ma anche qua, vabbè, sì, dai, riusciamo a piazzare lì. Allora, campo di tè 1 e 1 2. Orto di carote 1 e 2. E qua abbiamo finito lo spazio, quindi vabbè, acceleriamo il tempo nuovamente, così magari andiamo a portare avanti. Poi lo devo, il fatto che comunque sia in italiano anche tradotto molto bene, a parte quel termine montagne, che considerano montagne queste, ma credo siano rovine. Finalmente è tutto necessario per riparare la vecchia nave. Perfetto. Ripara. Non è accanto a una strada. Ok, che pensimi.
Così arriviamo subito a un obiettivo bello, bello importante. Allora, possiamo fare una strada? La posso fare da che parte? Una strada? Qua è tutto infelice, va bene. Mi scusi, Adesso, questo cos'è? Allora, mi perdoni, io demolisco questo, il pozzo. Devo farci una strada, faccio la strada lì e poi. E poi il pozzo lo rifacciamo a fianco. Tanto che te frega, scusami. Pozzo qui. Tac, tac, vedete? Ok. Il pozzo lo rimettiamo qui. Vedete che vi siete preoccupati proprio per niente perché. Ripara. Ok, ripariamo la nave. Tanto il pozzo è ricostruito, riprendiamo, passa la paura. Abbiamo anche una buona quantità di attrezzi perché adesso li produciamo nella fonderia. Ripariamo la nave. Nave coloniale. Molto interessante. Siamo fermi. Devo capire ancora cosa servono questi colori diversi. Sono diversi contributi, ma non so di che cosa. Erba moderatamente inquinata qui. Impossibile attraversare l'edificio, ok. Vabbè, intanto non siamo messi proprio malissimo. Stiamo producendo, qua coltivano il tè, coltivano le carote, quello che è, verdure, ortaggi vari, patate, quindi a breve avremo la nostra nave con cui andremo verso strani nuovi mondi. Tanto ci allontaniamo, va via proprio la musica. Ok, dai, ci siamo quasi. Molto bene. Ok, completata. Molto bene, i tuoi abitanti hanno incominciato a navigare, hanno così tanto da esplorare e imparare, prova a colonizzare un'altra isola e scopri cos'altro aspetta ad essere scoperto. Ok, rallenta. La nave coloniale Mariana è pronta. Possiamo mandarla dove vogliamo. Sì? Figo! Possiamo andare in altre zone e colonizzare il mondo, esplorando. Colonizza. Ah, interessante. Intanto si sta completando. L'aria tremola per il caldo, la tua nave ha scoperto una nuova isola che però è priva di erba rigogliosa, il deserto si stende per l'intraocchio, d'occhio hai sentito che gli antichi un tempo sotterravano tesori in posti come questo, ma dubiti che sia rimasto qualcosa. Qui puoi coltivare quasi tutto, ma solo sulle caselle verdi fertili. Gli abitanti che si allontanano molto dal villaggio si stancheranno, fa molto caldo, avrai bisogno di abiti adatti per non affaticarsi. Ok. Ok, abbiamo trovato un'isola deserta. Deserta, desertica, più che deserta. Comunque, diamo un'occhiata alla ricerca. Abbiamo sbloccato il giardinaggio e non si va avanti da nessun'altra parte perché ovviamente bisogna ricercare anche altre cose. Quindi bisognerà un pochino approfondire. Io lo trovo veramente figo questo gioco. Qua possiamo fare colonizza. Adesso, forse se arriviamo sulla terra. Hai scoperto il petrolio lasciato dagli antichi. Puoi raccoglierlo per ottenere una nuova risorsa. Colonizzo. Colonizzo e piazzo la mia colonia. E sarà da capire poi come gestire. Ce l'abbiamo fatta. I tuoi abitanti hanno colonizzato una nuova isola. Questa è vita precaria. Quindi dobbiamo fare affidamento sulla prima isola per sostentarci. Troviamo un modo per trasportare le risorse da un'isola all'altra. Allora ragazzi, io mi fermo qui perché sono veramente stupito da questo titolo, l'avevo visto, l'avevo giochicchiato un pochino, ma arrivato a questo punto devo dire che sono veramente meravigliato, adesso dobbiamo dare sostenimento insomma alla nostra isola basandoci sulle risorse che abbiamo accumulato sulla vecchia isola, quindi sarà da concentrarsi parecchio, infatti vedete che qua possiamo passare da una all'altra, un po' come Cliff Empire. Non so quanti abbiamo, 5 abitanti abbiamo, quindi da qui abbiamo un'altra costruzione. Hai scoperto un nuovo tipo di tecnologia antica, un tempo era usata per connettere l'intero pianeta. Raccoglila con i tuoi capanni esploratori. Ok, ah, ok, ogni isola ha un qualcosa da esplorare, da studiare per far salire i punti di ricerca. Possiamo coltivare, vedete, solo su questi terreni qua.
abbiamo trovato tecnologia antica che ci consente i punti di ricerca anche qua. Bene ragazzi, io mi fermo qua. Questo era Before We Leave, fatemi sapere che cosa ne pensate, è un gioco secondo me veramente veramente figo, sarà da approfondire. Ciò che ho letto è che gli asset, diciamo, grafici non sono molto diversi andando avanti, come tecnologie, come nuovi pianeti. Questo poi non so se è stato sistemato o meno, purtroppo, però posso dire di avervi messo una bella pulce nell'orecchio con questo titolo. Ovviamente non mancate di farmi sapere, come al solito, cosa ne pensate, lasciatemi un commento qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!